acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico, più 4,92%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota 154 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,96%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea ha annunciato il tasso di disoccupazione pari a 8,7%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 11%. Un cenno ai dati macro più prossimi. È previsto domani dalla Cina l'annuncio sia dei prezzi alla produzione, che dei prezzi al consumo. Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.407 punti.